altro vlogmas al giorno 20 e partiamo con gli spaccamenti del calendario dell'avvento. Partiamo con la Kinder, calendario della Kinder. Vediamo il numero 20. Anche questo. Ella. Ciocobonna, buonissimo. Di quelli che ho aperto, ne ho mangiati la stragrande maggioranza. Ho detto che la tenevo da parte un po', però tra una cosa e un'altra mi sono rimasti pochissime cose di quello che ho aperto. Poi passiamo al calendario dell'avvento della Yankee Candle. Di queste qui ho già provato due, Yankee Candle Tea Light. Non mi chiedete quali sono perché non mi ricordo mai il nome. Comunque erano due Yankee Candle di Light rossa. Quali preciso, sincera, non ne ho idea. Adesso andiamo a aprire il 20, che devo capire dove sta, anzi, l'ho già trovato, qui nella terza ala della Yankee Candle Tea Light bianca, che mi sembra di sapere il nome. Snowfall, qualcosa con Snowfall. Adesso più precisa non ho la più pallida idea di quale sia. Sinceramente, quasi quasi stacca anche qui come posso dire, le alette, perché sinceramente, a parte che fanno un male atroce quando li vai a spacchettare, perché sinceramente, cioè, da un lato mi dispiace un po' distruggere il calendario dell'avvento, però sinceramente, tanto poi la scatola, tra virgolette, andrà nel pattume, quindi in teoria, non facendomi niente della scatola, faccio prima, tra virgolette, a distruggerla completamente. Adesso mi sto, tra virgolette, organizzando per trovare un modo per contenere tutte le Yankee Candle trovate qui. Sul calendario dell'avvento li dividerò per Yankee Candle votive, Yankee Candle Tea Light e Yankee Candle Tart, quelle che ho acquistato, perché ne ho già un mucchietto e sinceramente ho paura, ho paura di tenerlo così perché possono cadere, andare in giro poco, sì, quindi troverò un modo per contenere. E sinceramente non ho ancora trovato qualcosa di adatto da tenerle. Sì, anche qui poi un'altra cosa che volevo dirvi, ero un po' curiosa di provare ad acquistare sul sito della Esselunga online tramite l'app. Ero curioso, ho sentito un attimo come fare, ho più o meno fatto una specie di lista della spesa. Poi di lì, tra virgolette, userò la carta prepagata perché usare il bancomat sul sito dell'app. Più che altro l'app come si dice, dell'Esselunga non mi piace più di tanto e quindi opterò, tra virgolette, per come posso dire, usare mi faccio domani, prendo fuori i soldi che mi servono per fare la spesa, con la spesa farò l'ordine e programmerò anche la data d'arrivo, così vediamo se riesco, com'è stata la cosa. È la prima volta che lo uso, quindi non ho la più pallida idea di
di come sia, perché l'ho vista, tra virgolette, l'Esselunga arrivare anche qui a Imola e quindi sono un po' curiosa di vedere, di farmi portare la spesa a casa, perché andando via in bicicletta non posso neanche più di tanto rompere le scatole a mio fratello, perché col fatto che adesso si può andare al supermercato uno per famiglia, lasciare lui in macchina, con tutto il rispetto, non è proprio quello che mi piace più di tanto. Non è per cattiveria, però preferisco provare di lì, farla una volta ogni morta di papa, la spesa l'Esselunga, poi vediamo come viene la cosa, perché sinceramente non l'ho mai provata e non posso neanche dire come sia la cosa. Con questo è tutto. Ditemi voi se vi siete trovati bene con la spesa portata dall'Esselunga, cose del genere. Vediamo, vi so dire quando mi arriva e com'è stato la cosa. Con questo è tutto. Alla prossima, ciao!